Due cose che devono saper fare gli esterni. Ciao, sono Francesco Lunardini, un ragazzo normale che è arrivato a giocare in Serie A. Se ci sono arrivato io, ci puoi arrivare anche tu. 1. Saper controllare la palla alta e la palla bassa. Ogni esterno di centrocampo, o ala, come la volete chiamare, deve saper controllare sia la palla radente sia la palla aerea, soprattutto quando questa proviene da un cambio gioco. Quindi per poter controllare bene la palla devo dispormi bene col corpo e andare ad ammortizzare la traiettoria. Soprattutto nelle traiettorie alte la prima cosa deve essere assolutamente quella di controllare la palla sul posto per poi andare nella direzione di gioco. Mentre quando la palla è radente posso anche orientare il controllo per entrare dentro il campo o per andare lungo linea. 2. Saper crossare. Un esterno che si rispetti deve saper crossare la palla. Alta, bassa, verso dietro, verso il primo palo, sul secondo palo. Insomma, deve saper crossare sia con un piede che con l'altro. Vi aspetto al camp di quest'estate, il camp della categoria grandi, per allenare nello specifico tutte le giocate e le abilità degli esterni offensivi.